Lei un'altra volta. Inizia il match tra il Tigre ci illumini. Allora, Lei che aspetta, dobbiamo presentare. Grazie Fepa a tutti e bentornati in questo match, il terzo match della Winner Final, della Winner Bracket. Che vede i giocanti Filzatori con il Capitan Falcone e Ike con Meghe, o forse viceversa. Sì, esatto. Tutto a posto. Final Destination è la nostra mappa, vediamo subito che cosa sta per succedere. Vediamo come sarà la partita. Filzatori è un allora, due attenzione, entry, Meghe subito. È il nostro boss. La situazione è abbastanza pari, però i giocatori entrambi molto violenti, entrambi molto aggressivi, soprattutto Meg che va a hittare veramente diversi colpi. E la spadata su due frame va a chiudere la kill così a 30 secondi dall'inizio del match. L'ha disintegrato, assolutamente disintegrato. Adesso per Filzatori sarà veramente difficile da recuperare. Sì, direi che anche abbastanza, forse psicologicamente turbato da quello che è appena successo. Però non ha potuto fare veramente ripartito, nulla. Ripartito a ci delizia con un Falcon Punch che dalla però parte non sbagliata. Tanto continua a cercare di avvicinarsi con le sue ginocchiate e calci vari. Maggie che lo affetta come un salamino con le sue hitbox sbagliate, porta a percentuali insane. Davvero un grande rischio adesso per il nostro Filzatori. Filzatori non demorde, però la squadra cerca di nuovo due frame, riesce. Stavolta aia, si prende una mina. Sì, sembra proprio che Meghe sia in vantaggio. E attenzione, potrebbe sembra finire infatti. Si è esploso il nostro Filzatori. Beh, è stata comunque una bella partita. Breve ma intensa, diciamo. Vorrei vedere se adesso Filzatori deciderà di cambiare main. Probabilmente prenderà Olimar. Molto probabile, perché immagini questo è il Tigre? Ma secondo me ha la faccia da uno che gioca Olimar. Sì, è vero, una faccia molto attenta quindi. Invece decidono di rimanere con gli stessi tengono pick. Anche Falcon, lo capisco. Intanto anche la mappa è rimasta la stessa e quindi probabilmente la partita si concluderà esattamente come la precedente. Ha capito come giocare Filzatori. Questa mossa un po' sbagliata probabilmente di Meghe, che pensava magari di prendere il suo avversario con lo scudo interrotto, okay. Invece viene punito, ma comunque riesce a ristabilire il vantaggio. Capitan Falcon, adesso trade, le percentuali non so da parte sono, di chi, però è stato good. Sono veramente simili. Sono pari, bisogna dire che sono pari, sì. Però tu chi pensi che possa vincere? Secondo me Meghe ha comunque abbastanza possibilità, conosce il suo avversario e soprattutto conosce il conosce matchup, il personaggio. Esatto, ha davvero una grande esperienza con Ike. Eppure sembra circolano in voci, in questo momento. Circolano voci che Meghe abbia giocato solo Ike da quando è nato. È vero, l'ho sentito anch'io, tranne una volta che si è tradito giocando Lucas. Sì, ma stava trollando. Comunque quindi lo capiamo. Falcon che no, con un pugno nel basso ventre riesce a togliere la stock, la prima stock di Ike. Adesso Mike però non si demorde. Esatto, non si demorde. Approfitta della percentuale menalo, altissima dell'avversario. Menalo un altro po'. Sì, e probabilmente adesso cercherà una presa seguita da una smash. Gioca in modo attenzione, strano. Esatto, c'è la presa. Però e però non riesce non a seguire. Sembra che Ike abbia il match, però gli fa il culo a Filzatori, sì. Un vantaggio comunque di Filzatori, sì, sì. Non indifferente, sta 42%. 42. E invece viene recuperato per metà da un colpo di Ike. Sì, sempre bilanciato. Basterà appunto una presa e un paio di spadate per equalizzare la situazione. Tranquillamente, sì, sì, sì. Per invece Ike sembra essere un po' in difficoltà. Non riesce a tornare in campo. Viene spedito diverse volte, esatto, fuori dallo stage. Costretto a recuperare in questo modo un po', diciamo, rischioso. Ottimo gioco. Filzatore ha iniziato a capire come giocare contro Ike. Sì, adesso probabilmente potrà andare leggermente più aggressivo.
però si becca comunque una spadata nel capo. E ci Oddio. Sarà. Ci è riuscito. Ci è riuscito. Ike ha messo questa partita su due frame. Filzatori, però, ha giocato veramente bene. Non me lo sarei aspettato. 2-0 per Meghe. Ci rivediamo. Una mossa veramente spettacolare per chiudere questo match. Sì.